una soddisfazione grandissima. Dopo quasi 2 anni che siamo stati fermi, siamo riusciti a ripartire dopo questo periodo di pandemia, logicamente vincolati in tante cose. Diciamo, io pensavo, chissà, arriverà, non arriverà il vecchio, avevamo un bel gruppo, diciamo, quando siamo fermati. Invece no, è stato nettamente il contrario, laddove la gente, nel momento in cui è stata avvisata che ripartivamo, sono ritornati tutti e oltretutto sono anche molta gente nuova che sono venuti, che ancora tuttora chiedono e io purtroppo devo o trovare spazi o devo rifiutare le richieste perché non abbiamo più spazio per poter un attimo, diciamo, ecco, andare avanti con la nostra attività. Questa disciplina sportiva è una filosofia di vita. Questa è, io dico, è un'arte marziale. Arte marziale, giustamente, come hai detto, è anche una filosofia di vita. C'è gente che viene da noi per fare attività sportiva, per fare attività a livello agonistico, per fare attività a livello amatoriale e anche per seguire la filosofia orientale, gli appassionati della filosofia orientale. E anche a livello agonistico noi stiamo molto lavorando soprattutto sul settore giovanile, laddove già dopo quasi 2 anni di fermo, diciamo, col periodo Covid, siamo già ripartiti anche con la programmazione agonistica per quanto riguarda le gare qui in regione. Io personalmente che curo anche la parte arbitrale di tutta, diciamo, la Regione Marche della Federazione, essendo responsabile degli arbitri della Regione Marche, ho già tenuto 2 aggiornamenti arbitrali da qui da settembre, anche la settimana scorsa, già finalizzato, preparato per le future gare che ci saranno in breve qui in Regione. Siamo anche ripartiti con la programmazione agonistica per organizzare la Coppa di Karate Città del Trentino, oramai che siamo arrivati alla 12ª edizione. Che ci sarà verso febbraio-marzo, dobbiamo ancora decidere la data a seconda della disponibilità del palazzetto. E poi già c'è un'altra gara anche per bambini a Porto Recanati poco prima di Natale, già siamo partiti, diciamo, come ripeto, a livello agonistico.